Ciao a tutti gli amici di TrailRunning.it, oggi vi parlo della New Balance Fresh Foam More V4, un nome tanto lungo quanto è alta l'intersuola di questa scarpa, che appartiene alla categoria A3 massima ammortizzazione, A3++, plus come volete dire. Questa è una scarpa veramente maxi, della categoria un po' inventata dalla Oka con le Bondi o Bondai, come si vuol dire, ecco, che è l'ottava versione. Questa è alla quarta versione, non ne ho mai provata una prima, le versioni precedenti non le conosco e ho voluto provare questa perché l'ho trovata interessante sugli scaffali, molto morbida. Tanto morbida, diciamo che questa intersuola è alta sui 37 mm al tallone, con un differenziale tacco punta di 4 mm, sembra ancora più alta, ma i bordi dell'intersuola qui salgono oltre quella che è la pianta della seduta del piede a formare appunto un guscio contenitivo per rendere la calzata più stabile, specialmente a chi ha piedi abbastanza grossi. Ed è una calzata molto comoda, veramente, una tomaia abbastanza tradizionale, traspirante, comoda, con imbottiture non eccessive, il piede ci sta dentro molto piacevolmente, giusto traspirante, e questa è già una cosa molto positiva. Quella più positiva è il fatto di avere una scarpa che è veramente morbida, una struttura molto larga al tallone, mediamente, non normalmente ampia nella zona del piede, ma molto larga. Qui, come vedete, è divisa in due parti con una zona concava qui che è molto più profonda e poi va a diminuire in questa zona qui del mezzo piede. Perché? Non è semplicemente una questione che aiuta l'ammortizzazione, quindi abbiamo sia un tocco morbidissimo al terreno che una fase di compressione della caduta del piede molto molto comoda, ma poi questa scanalatura qui, come dice, va diminuendo, è come se una volta c'è la compressione tende a poi a spingere la gomma naturalmente di ritorno, e abbiamo qui una zona più piena che va a fornire un momento di appoggio che stabilizza tutto il movimento della rullata e poi appunto funziona da base per l'effetto un po' catapulta che ti dà la decompressione, che quindi va a facilitare molto poi la rullata. Qui abbiamo una curva molto molto morbida, che con un'intersuola molto morbida, quindi quando il piede va in fase di appoggio non c'è tanto una spinta dovuta al piede stesso, ma una fase di accompagnamento proprio della dinamica di questa intersuola molto morbida che dà un buon rimbalzo. Naturalmente è una scarpa con cui correre con calma, e ci si corre veramente bene con calma, cioè io che amo correre a ritmi tra i 4,50 e 5,10, a volte provo anche a correre più lentamente con le scarpe per vedere come si comportano certi tipi di scarpe progettate appunto per persone magari più pesanti di me, o che corrono così perché sono alle prime armi, insomma, ritmi sopra i 6, ai quali io faccio veramente fatica, ma veramente fatica. Io a volte vedo persone che corrono, li sorpasso e li vedo correre lenti, ma così serenamente, con facilità, che io se andassi a quella velocità proprio mi sento proprio distruggere anche le gambe, i piedi e anche mentalmente, cioè ho furia un po' a volte perché ho poco tempo, quindi se devo fare quell'anello, cioè ecco, io non ci riesco ad andare piano. Ci ho provato con questa e devo dire che ecco, questa scarpa
mi ha reso finalmente serena quel tipo di passo, cioè riuscivo ad andare piano, un tocco piacevole a terra, l'ammortizzazione elevata, cioè molto morbida, senza essere sgonfia, senza essere quel tipo di scarpa che poi ti pianta, perché veramente ti dà un aiuto nella fase di rullata del piede, per cui puoi correre con quel passettino sega a compasso, no? Che, cioè non alzi le ginocchia, vai avanti così quasi per inerzia e lo fai con facilità, tant'è che ecco questa scarpa mia, mentre ero lì che facevo sto passo dicevo finalmente riesco a correre, guarda, facile, sereno, potrei cioè tutta la giornata ci potrei correre veramente, mi ha dato questa sensazione finalmente di potermi godere questi ritmi lenti veramente, e quindi una scarpa che non è solo appunto per atleti, insomma per persone pesanti che iniziano a correre e hanno bisogno di una scarpa ammortizzante e protettiva, no, è anche buona per corridori già più evoluti che si vogliono fare una corsettina così da recovery, no? La corsetta di riposo, la corsettina del jogging, così voglio andare a fare passi perché voglio fare, non voglio far fatica, non voglio nemmeno sudare, voglio muovermi, però vo con serenità, mi faccio quei chilometri libero da proprio da dire cioè ciao, corro e stacco anche mentalmente, mi fa quel percorso e me lo godo con tranquillità, ecco. E quindi può essere benissimo anche una scarpa per quegli atleti evoluti, anche leggerissimi, che fanno quelle ultramaratonete 6, 8, 12, 24 ore senza a quel passettino tranquillo e vogliono stare veramente comodi. Ecco, questa scarpa gli permette di andare a 6-7 minuti al chilometro con tranquillità, con una scioltezza, stavo per dire scioltevolezza, carino, insomma veramente una scarpa con cui correre anche piano è facile, è comodo, è rasserenante, tranquillizzante, è piacevole, insomma veramente un tranquillità, mor serenità, mor chilometri anche appunto, mor New Balance Fresh Foam Mover V4.